bentornati in questo video. Oggi siamo con Luisa. Luisa è una nuova paziente che è venuta a consulto per una sintomatologia che adesso ci racconterà. Luisa, grazie intanto per essere venuta e raccontaci come mai ci vieni a trovare. Fondamentalmente perché ho un dolore qui dietro, okay, a livello proprio lombare, okay. Quando mi chino in avanti mi sento un dolore interno. Ok. Lo definiresti più puntale, puntiforme, sì, pungente? Sì. Ok. Quindi è proprio un punto, non è una fascia o una zona. Sì. Ok. E poi mi si addormenta spesso braccio e mano durante la notte, ma mi rimane anche un po' addormentato durante il giorno, questo lato qui. Ok, perfetto. Qui. Senti, torniamo un momento alla zona lombare. E quando è iniziato questo dolore? Più o meno? Diciamo 6 anni fa, la prima, okay, volta, e poi perché sono proprio rimasta bloccata con la schiena. Colpo della strega. Colpo della strega classico. Okay. Però poi su questo lato mi è rimasto sempre questo doloretto. Ti ha accompagnato per il resto degli, sì, anni. Ok, c'è qualcosa che ti dà sollievo o che ti peggiora il sintomo? Non faccio nulla, quindi. Cioè, riformulo, quando hai dolore fai qualcosa che ti aiuta, magari ti stendi, ti metti quelle gambe alte. Sì, faccio, cioè, un po' di stretching, sì, e ti dà sollievo. Sì, però è momentaneo. Ok. Che lavoro fai? Fai un lavoro dinamico, sedentario, lavori al computer? No, non lavoro al computer, okay, però mi sposto spesso con la macchina perché. Ok, hai fatto caso se quando sei molto in macchina il sintomo peggiora? No. Ok, perfetto. Il riposo ti aiuta? Il riposo mi aiuta. Perfetto. Sei sportiva? Fai, sì, sport? Che tipo di sport fai? Faccio allenamento funzionale e capoeira. Ah, fantastico. E con che frequenza? Settimanale, giornaliera, bisettimanale? 2-3 volte il funzionale e 2 volte la capoeira. Quindi tutti i giorni praticamente. Sì. Ok, e lo sport ti aiuta o ti... Sì, dopo lo sport, per assurdo... Lo senti meglio, quindi, esatto, è come se... Tra si scalda. Ah, okay, ok, ok, ok. Allora, vieni un attimo in piedi. Gira di schiena. Posso tirare poco su? Sì. Perfetto. E abbasso leggermente. Senti, invece la mano quando è che ha iniziato a darti fastidio? Ma più o meno anche da piccola, mi ha sempre... Anche con il formicolino di addormentamento? Sì. Ok. Ok, ok, ok. Allora, mi indichi un momento dov'è la zona di dolore a livello lombare? Qua. Quello è il punto che tu senti? Mm-hmm. Perfetto. Ed era lo stesso dolore che bloccò a suo tempo? Abbasso ancora un po'. Non lo so, perché comunque ma. Ok, questa era questa parte, regione, sì, qua, perfetto. Vai giù a toccare le punte dei piedi, scendi. Torna su. A livello viscerale stai bene, digerisci, sì, bene, cioè non hai gonfiori particolari. Se le piccole gambe fuori dalle tindate, sta bello. Mani dietro la nuca, chiudi i gomiti, scendi con la testa fra le gambe. Fletti, 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 fletti. Perfetto, qui abbiamo un bel blocco a livello della sacroiliaca di destra. Torna su. Vieni in piedi. Ti siedi qui con le gambe fuori dal lettino. Fai un bel respiro, fuori l'aria. Questa è la mano del formicolo, giusto? Mm-hmm. Allora, lascia morti da me. Gira la testa a sinistra. Gira la testa a destra. Guarda avanti. Gira la testa a destra. Guarda avanti. E fai un bel respiro di nuovo. Fuori l'aria.
controllo l'aria. Come quell'aria. Perfetto. Allora, ti posizioni pancia sotto. Comodo fuori dal lettino. Perfetto. Ok. Abbiamo un blocco di sacro comunque. Come ti eri bloccata, te lo ricordi? Stai facendo un movimento, sollevando qualcosa. Ero seduta, mi sono alzata e sono rimasta a metà. Ok, quindi un passaggio da seduta in piedi.
c'è l'altro. Piega le ginocchia, tira sul sedere, giù il sedere. Sei destra, giusto? Mm-hmm. Oh. Questa non va. Questa? Mm-hmm. Questa anche è un po' più bloccata. Io pensavo la destra. Ah, questa è la grigia invece. Che poi a te possa essere quella destra che dà più fastidio, per carità, però biomeccanicamente non è un problema, anzi. Guarda, vedi come questa entra, mm-hmm. questa si blocca. Sì. Potrebbe esserci anche un discorso di tipo io, questa più bloccata, magari fai un compenso su un sovraccarico dall'altra parte. Non sempre il blocco è poi combaciante con la parte sintomatica. No, quando prendi di qua.
forse. Al momento no. Pezzettino. Hai fatto distorsione a queste caviglie qualcuna? Sì. Quale? Tutte e due? Una sola? Non me lo ricordo. Comunque sono, guarda, molto bloccate tutte e due, forse questa di più. Allora, pancia sotto. Una 2 anni fa ha portato proprio il tutore. Ah, ecco. Però non lo sapevo, qua giuro, non credi. Tu te lo ricordi qual era? forse la sinistra, perché okay. Anni fa, avevo 19 anni a sciare, praticamente il ginocchio è andato da una parte, la gamba ha fatto così, la caviglia da un lato e il ginocchio. Ok, poi c'è sotto. Comunque la caviglia è importante per il tuo, anche per dal punto di vista della lombalgia, no? Sì. Se tu hai, considera ogni volta che cammini, la tibia tarsica, che sarebbe questa articolazione qui, deve chiudersi, no? Mm-hmm. Apertura e chiusura quando in passo. Se non hai una buona chiusura dell'articolazione, ogni volta che cammini vai a creare dei compensi che possono farsi prima nel loro ginocchio e poi arrivi immediatamente a livello della sacroiliaca. Lascio morbida e lascio, torna un po' più su.
viverai, eh. Vieni un po' più vicino a me, per favore. Questa qui, questa qui. Pancia sotto, giri con la testa verso questo braccio, e non ho lasciato, perfetto, lasciamo, dai, ok, gira la testa da quest'altra parte. Aspetta, se non fa un po', mi blocco io. Andiamo un po' sul lettino. Ok. Ti metti, passi lentamente seduta con le gambe fuori. Ok, Luisa, allora, vieni un attimo in piedi, se non ti giro la testa. Gira di schiena a me, perfetto, passiamo un po', poco, vai giù a toccare le punte dei piedi, perfetto, torna su, siediti sullo sgabello dietro di te, allarga un pochino le gambe, mani dietro la nuca, scendi con la testa fra le gambe. Perfetto, va bene. Abbiamo finito, ti puoi rivestire. Allora, problema di vecchia data, hai detto che te lo porti da diverso tempo, quindi sì. I problemi, sai, instaurati da 6 anni probabilmente ci sono tanti compensi, quindi noi oggi abbiamo iniziato a smontare i primi problemi. Sicuramente hai un blocco importante a livello della sacro iliaca, quindi un sacro realmente bloccato, che abbiamo trattato in questo momento, il bacino è libero. Il sacro bloccato sicuramente, ti ripeto, può essere compensi, il frutto di compensi di questi ultimi anni, e abbiamo lavorato delle zone chiavi che sono rigide nella tua persona, ad esempio la zona dorsale, un pochino le tibie tarsiche, e abbiamo fatto una tecnica un po' più specifica per il fatto delle acroparestesie, cioè del formicolio notturno della tua mano, ok? Lì abbiamo concentrato la seduta sicuramente più sulla parte lombalgia. Però una tecnica l'abbiamo inserita anche per la parte della mano, ok? Poi okay. Continueremo a capire come procedere, va bene? Va bene, grazie. Grazie ancora per essere venuta, e per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!